Che cosa vuoi fare da grande? Questa è la domanda che molto spesso i ragazzi si sentono fare dai propri genitori, dagli amici e dai conoscenti. Ed è la domanda da 1 milione di dollari e tutti noi vorremmo avere la risposta. Quindi in questo video spero di darvi qualche consiglio, sia ai ragazzi più giovani, quindi che devono magari scegliere ancora il proprio percorso di studi di liceo, scuola superiore, ma anche qualche consiglio per i ragazzi un po' più grandi che devono magari affrontare l'università o il lavoro post-universitario. Prima di iniziare vi chiederei di lasciarmi un like di supporto e vi ringrazio moltissimo per tutti i nuovi iscritti. Siamo una community di 700 persone al momento, speriamo di crescere ancora e passiamo subito quindi all'inizio del video. Primo punto, per esperienza personale, è stato parecchio difficile per me scegliere e che tipo di scuola superiore andare a fare. Ai miei tempi, quindi 10 anni fa, non sapevo se avrei voluto comunque studiare, quindi fare un liceo oppure fare una scuola un po' più tecnica. Alla fine ho scelto un indirizzo tecnico, quindi la ragioneria. Il motivo per la quale l'ho scelta è che mi dava l'opportunità di avere in mano un pezzo di carta, ma soprattutto di poter in qualche modo, eventualmente, se non avessi voluto fare l'università, andare subito a lavorare. Una cosa però che consiglio ai ragazzi è quella di, durante anche il periodo, di scuola, cercare di fare dei lavoretti, cercare di fare qualcosa che vi piace, cercare di fare per la verità più lavori possibili. Anche se siete giovani, fate volontariato, cercate di andare all'estero, fate qualche corso di lingua, magari fate anche qualche stage all'estero, perché questo vi può aiutare moltissimo a capire dove volete andare poi a studiare nel futuro e quindi quale direzione prenderà la vostra vita. Prenderlo per tempo, quindi prendersi per tempo è fondamentale per poi fare la scelta più adeguata. Quindi capire magari a 16-17 anni, grazie anche comunque all'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro, che tipo di lavoro si vuole andare a fare è molto utile. Quindi ad esempio fare uno stage all'estero, o anche in Italia, in un ambito che potrebbe essere quello poi che andrete a studiare all'università, quindi il marketing, il commerciale o qualsiasi altra cosa, può esservi d'aiuto per capire se effettivamente quello che immaginate nella vostra testa corrisponde poi alla realtà, perché non sempre quello che ci immaginiamo sia il lavoro che faremo è il lavoro nella realtà. Quindi molto spesso, ve lo dico per esperienza personale, ad esempio io pensavo che il lavoro in Parlamento fosse il lavoro della mia vita. Quando poi sono stata così fortunata di comunque riuscire a lavorare 7 mesi al Parlamento inglese, quindi alla House of Parliament a Londra, ho capito che è un lavoro bellissimo, che mi ha dato moltissima soddisfazione, che mi ha fatto imparare tante cose, però diciamo che un lavoro statico come 7 o 8 ore al giorno in ufficio non era il lavoro che volevo fare per la vita. Se l'avessi capito prima, forse avrei fatto magari anche una scelta universitaria completamente differente. Quindi sicuramente il mio consiglio è quello di fare più esperienze possibile, più presto possibile e fare magari anche qualche esperienza all'estero. Perché capire come funzionano le cose all'estero vi fanno intanto aprire sicuramente i vostri orizzonti, aprire la mente, avere a che fare con culture diverse, vi fanno capire se siete pronti o siete comunque disposti a trasferirvi magari all'estero per un eventuale lavoro che vi potrebbero offrire nel futuro. Vi lascio il link qui sotto nella description se siete interessati agli stage all'estero, noi organizziamo anche quelli, potete dare un'occhiata al nostro sito, ci sono i prezzi, eventualmente mi potete mandare anche una mail e vi preparo un preventivo ad hoc, ovviamente in base a quelle che sono le vostre esigenze. Vi lascio inoltre qua sotto anche il link per il video che vi spiega un po' tutte le informazioni necessarie per poter fare uno stage all'estero.
Il mio secondo consiglio è quello di tenere sempre più porte aperte. Che cosa intendo con questo? Concentrarsi in un unico obiettivo va benissimo, però avere, diciamo, un backup plan, quindi un plan secondario, quindi se effettivamente quello che volete fare non va a buon fine, almeno non vi ritrovate di aver investito tutte le vostre energie semplicemente per un progetto. Quindi avere sempre uno, due, tre progetti aperti. Quindi avere sempre una strada secondaria, che ovviamente è qualcosa che vi deve piacere, quindi comunque una vostra passione, però coltivare anche quella, magari non investendo il 100% del vostro tempo, ma un 20-30% investire anche su quel progetto. Questo, sono sicura, vi darà l'opportunità di avere un riscontro positivo in almeno uno dei vostri progetti. Il terzo consiglio di oggi, per quanto riguarda la parte universitaria, quindi come scegliere l'università, vi consiglio di guardare anche all'estero, quindi magari sicuramente dare un'occhiata a quelle che sono le possibilità qui in Italia, ma valutate anche l'opportunità all'estero. Kiva molto spesso entra nelle scuole e io vengo volentieri, gratuitamente, nelle scuole a spiegare ai ragazzi come funziona l'università anche all'estero, perché avere quelle informazioni vuol dire molto. Che cosa significa? Vuol dire fare la scelta più consapevole, vuol dire non avere solo una possibilità, ma averne 5, 6, 7, cioè capire come funzionano anche le cose all'estero, avere idea di quanto magari costa l'università all'estero, che sbocchi può fornirvi, che opportunità di lavoro può darvi, e ci sono delle persone, dei tipi anche di studi che probabilmente all'estero possono avere degli sbocchi maggiori rispetto all'Italia. Vi faccio un esempio: mio fratello ha studiato criminologia. Criminologia in Italia non esiste una vera e propria branca, non esiste un vero e proprio corso di criminologia, bensì bisogna entrare probabilmente nell'arma, insomma è una cosa un po' particolare, mentre all'estero, ad esempio in Inghilterra, esistono dei veri e propri corsi di criminologia, psicologia. Quindi come vedete, se avete in mente di studiare qualcosa e magari non sapete se in Italia è possibile fare, date un'occhiata anche all'estero. Anche da questo punto di vista vi lascio qui le informazioni qui sotto se volete contattarmi, perché abbiamo dei progetti e dei pacchetti personalizzabili per gli studenti che vogliono andare a studiare all'estero, in cui li seguiamo per filo e per segno dalla A alla Z, per capire un po' che settore interessa allo studente e capire che cosa bisogna fare per essere accettati nelle università estere. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di portare avanti quelle che sono le vostre passioni. Molto spesso e sempre di più è fattibile trasformare le proprie passioni in un lavoro. Come vedete, ci sono persone che lavorano su YouTube semplicemente facendo video, ci sono persone che lavorano con la fotografia, ci sono persone che viaggiano, amano i viaggi e riescono a fare, sono riuscite a fare di questo, di questa passione il proprio lavoro full time. Ci sono persone che magari vogliono andare a vivere all'estero e sono riuscite a farlo e portare avanti questo progetto. Quindi mi raccomando, non abbandonate mai le vostre passioni, credete in voi stessi, non lasciate che nessuno vi fermi nella vostra idea e nel vostro progetto. Tentare è sempre la scelta migliore. Se avete un'idea di startup, ad esempio, cercate degli incubatori, cercate qualcuno che vi possa dare una mano, cercate qualcuno che possa in qualche modo condividere con voi la vostra idea e magari lavorare sul progetto. Quindi non lasciatevi mai abbattere e soprattutto non lasciatevi abbattere dalla situazione al momento, di il fatto che magari non c'è molto lavoro in Italia, perché il mondo è grande e quando si ha voglia di lavorare vi garantisco che il lavoro lo riuscite a trovare. Se avete piacere potete andare a visitare anche la mia pagina LinkedIn per vedere tutte quelle esperienze che io ho fatto, ho lavorato in moltissimi posti e questo mi ha dato l'opportunità di crescere molto e soprattutto di sviluppare molte competenze in ambiti diversi. Questo mi ha permesso poi di aprire la mia azienda e di riuscire a portarla avanti crescendo giorno per giorno, facendo cose nuove e soprattutto lavorando in un ambito che mi piace, che mi soddisfa tutti i giorni.
C'è un detto che trovo molto vicino al mio modo di vedere il lavoro e la mia vita, che è quello di se il lavoro ti piace, non lavorerai un giorno. Ed è proprio così. Se fate quello che vi piace, se coltivate le vostre passioni e lo fate diventare un lavoro, sicuramente vi renderete conto che non lavorerete nemmeno un giorno. Ciò che cosa significa? Che vi sveglierete la mattina attivi, con voglia di fare, con voglia di portare avanti progetti nuovi, con creatività, con voglia di spaccare il mondo e di riuscire nel vostro progetto. Spero davvero che questo video vi sia stato utile, spero che portiate avanti in tutto e per tutto i vostri progetti, crediate sempre in voi stessi, è una delle armi migliori per il successo. Inoltre, se avete bisogno di scrivermi, di contattarmi, potete farlo qui sotto, possiamo discutere dei vostri progetti, posso darvi qualche consiglio. Se avete qualsiasi richiesta di stage oppure frequentare l'università all'estero o corsi di lingua, potete contattarmi e Kiva International fornisce questi tipi di servizi a chiunque. Quindi mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale e mi raccomando di schiacciare anche la campanella in modo da ricevere tutte le news sui nuovi video che posterò in futuro. E alla prossima, ciao!